app che rende molto più agevole la classificazione, che una volta veniva principalmente innanzitutto visiva e poi naturalmente con il supporto tecnologico. Intanto permettetemi di presentare la gara che è partita, perché è la finale 3000 metri americana seniores femminili in gara Scaltenigo, pattinatori savonesi, Polisportiva Bellusco, Rinascita Patinaggio Ravenna, Mensana Incorpore Sano Siena e Rolling pattinatori Bosica Martin Sicuro Teramo. Stessa formula di gara, tre frazioniste anche in questo caso del gruppo sportivo Scaltenigo, Erika Zanetti, Veronica Luciani e Laura Lorenzato, che sono le atlete che cercheranno naturalmente di andare a strappare quello che è il titolo vinto nel 2015 dalla Mensana Incorpore Sano Siena, che quest'anno vede in pista Laura Brandolini, Giulia Soggiu, Francesca Dini, Diletta Belloni, ma soprattutto invertendo quello che era stata la classifica appunto dello scorso anno, che vide la vittoria di Siena proprio sul gruppo sportivo Scaltenigo. Scaltenigo che dunque sta guidando in questo momento la gara con Laura Lorenzato, dietro la Polisportiva Bellusco a far buona guardia in questo caso, poi pattinatori savonesi, ma come abbiamo visto ad ogni cambio naturalmente c'è una sorta di inversione delle posizioni, anche se in questo caso mi pare che siano rimaste le stesse, con Scaltenigo, Polisportiva Bellusco, poi i savonesi nelle prime tre posizioni. Adesso all'interno con Erika Zanetti che riceve in questo caso il cambio, Erika che ha vinto i 300 metri a cronometro e i 500 metri sprint, come si diceva peccato non ha ottenuto la qualificazione alla finale dei 1000 metri, avrebbe portato al termine quel tris d'oro che aveva invece ottenuto e conquistato lo scorso anno. Ancora Scaltenigo che cambia per primo. Sì, in questo momento vediamo Scaltenigo, soprattutto su Scaltenigo e Bellusco, sono le due società che stanno guidando un po' la gara in questo momento, e le candidate alla vittoria qui sono 3/4 società, quelle che hanno le potenzialità per potersi giocare la vittoria finale. Ancora Scaltenigo e Bellusco, sembra quasi che inizino a prendere un leggero margine di vantaggio sulle altre società che tanto un po' c'è Ravenna al terzo posto che ha recuperato in questo caso, vedete come basta davvero poco. Tanto ancora Scaltenigo, torna Erika Zanetti, Polisportiva Bellusco subito a ruota, cerca la Zanetti di dare quel vantaggio necessario a Scaltenigo per garantirsi la vittoria. In questo caso vedete che Siena al momento in quinta posizione, quindi apparentemente non in grado di poter ritardare. È stata squalificata la pattinatori savonesi, dunque fuori il team di Savona. Intanto ottimo l'allungo di Scaltenigo che guadagna mezzo rettilineo su Bellusco che cerca di rientrare, ma in questo momento non riesce a guadagnare neanche un metro su Scaltenigo. Quindi intanto Lorenzato che dal cambio a Veronica Luciani, con Scaltenigo dunque in prima posizione, buono il margine di vantaggio. La Polisportiva Bellusco però non demorde, e quindi attenzione perché ancora al passaggio mancheranno 4 giri. Fondamentale sì. Questo giro, perché vediamo Erika ha la possibilità di guadagnare ancora di più sul Bellusco. Erika notoriamente è velocissima nel suo giro d'americana, quindi può dare una grossa mano alla causa dello Scaltenigo per questa americana. Terza e quarta posizione, c'è una lotta proprio tra pattinaggio Ravenna e Domenico Bosica Martin Sicuro Teramo, e con intanto un grande cambio, un vantaggio ormai con Scaltenigo nei confronti della Polisportiva Bellusco, la società di Nevio Calzavara, organizzatrice di questa rassegna tricolore. Nuovo cambio ancora, Veronica Luciani adesso per Scaltenigo. È ricevuto da Laura Lorenzato, guarda alle spalle, attenzione perché adesso è arrivato il momento di dare il cambio a questo punto ad Erika Zanetti, ultima frazionista. Attenzione perché proprio a filo il cambio, perché c'è una birillo che indica l'inizio della zona cambio e poi l'arrivo che è la zona conclusiva. Va dunque Erika Zanetti a conquistare quel terzo titolo, non individuale ma di squadra, di questa rassegna tricolore. Tranquilla, saluta e vince dunque gruppo sportivo Scaltenigo davanti alla Polisportiva Bellusco, e poi riesce in terza posizione Rolling Bosica Martin Sicuro Teramo, che dunque ha preceduto il Rinascita Patinaggio Ravenna che chiude al quarto. Rivediamo, eccola
la miglior sprinter azzurra Erika Zanetti, che va dunque a portare il gruppo sportivo Scaltenigo alla conquista di questa americana staffetta a squadre. Gare molto spettacolare.